Il mondo videoludico è infinito, pieno di giochi in grado di suscitare interesse a chiunque. PlayStation, Nintendo, Xbox, i videogiochi sono ovunque. Ma una delle zone dove puoi trovare facilmente molte perle videoludiche è Steam. AAA, giochi indie o anche semplici esperimenti da parte degli utenti vogliosi di mostrarsi, tutto si trova in questa vasta biblioteca. Ed io voglio accompagnarvi per conoscere vari giochi, per darvi la mia opinione e per mostrarvi quelle che sono le perle nascoste del mondo videoludico. This is a story about change. Wait. No, that's not how this is supposed to end. There has to be another way. Prendiamo un piccolo paesino nelle montagne. Mettiamoci degli abitanti pacifici con un aspetto un po' animalesco. Mettiamoci dei ragazzini che vivono la loro estate e aggiungiamo un pizzico d'avventura e di terrore. Molto simile ai film degli anni 70, un po' come i Goonies. Ed ecco che abbiamo Beacon Pines. Questo piccolo giochino è una delle tante perle che racconta una storia in maniera molto particolare. Oltre a trovarci un bel design, sia dei personaggi sia dell'ambiente, oltre ad una narrazione dolce che ci accompagna e narra le gesta dei protagonisti, e oltre a un soundtrack sublime che porta tranquillità quando deve e tensione quando serve, abbiamo anche uno stile di gameplay che da un lato ci dà la mano nel mostrarci la storia e dall'altro ci libera nell'esplorazione degli ambienti per cercare quelli che sono i token, o, in sintesi, piccole parole che possono cambiare radicalmente la storia dei nostri personaggi. La particolarità del gioco è proprio quella di utilizzare una singola parola in alcune parti della storia che aiutano a cambiare la trama dell'avventura e che mostrerà i misteri di Beacon Pines. L'unica pecca del gioco, a parer mio, è la moltitudine di dialoghi presenti che, beh, potrebbero alla lunga creare problemi nel seguire la storia, soprattutto per chi non mastica bene l'inglese. Ma il gioco è semplice, un piccolo racconto intorno al fuoco, che crea un sorriso, crea tensione, e lascia al giocatore con un significato simbolico, che però non vi voglio spoilerare. Per chi è interessato, il gioco è disponibile su Nintendo Switch, Steam e Xbox. È tempo di scrivere una storia e cambiare le sorti di Luca e dei suoi due nuovi amici.